Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sulla Tecnologia 4. Allora ragazzuoli, il query ha finito, quindi l'ho spostato. Ora, prima di... in realtà ho trovato poco o niente ragazzi, veramente pochissimissima roba. Quindi vabbè, adesso l'ho spostato, vediamo se siamo più fortunati. Dovrei poi... c'è la bedrock strana giù, non posso andare giù a vedere ovviamente, però non è piatta, non so come mai è così. Vedete, questo è tutto l'avanzo che ho dovuto buttare via perché mi intasava la chest. Allora, siccome è abbastanza una rottura di palle, facciamo un vecchio sistema che utilizzavo ai tempi della Direct Wolf 20 nella 1.6.4, almeno appena avevo iniziato, quindi diciamo che è un sistema abbastanza easy per fare un mini smistamento chest con le pipe. Noi non ci serve uno smistamento chest, ma ci serve semplicemente che venga buttato via, quindi quello che non ci serve. Quindi cosa andremo a fare? Allora, innanzitutto un diamond transport pipe, e ci serve del vetro. Ci serve del vetro, e lo facciamo perché ho la sabbia. Ne servono due sicuramente, uno così e due. Ok, quindi andiamo a mettere questo così e ce ne dà 8. Poi ci serve un wrench, mi sa, o forse va bene così. Vediamo se lo piazzo tipo qua. Sì, ok, me lo fa usare comunque. Poi dobbiamo fare un void transport pipe, che è questo, e si fa con una redstone che ce l'ho, il vetro ce l'ho, e mi serve l'inchiostro, che ne avevo ancora uno mi sembra, eccolo qua, ne prendiamo uno, bam, void transport pipe fatto. Questi ce ne danno sempre 8. E poi ci serve, in teoria non dovrebbe servirci quello in legno. Dove sei? Wooden transport pipe, quindi nulla di che, semplicemente un altro vetro e del legno raffinato. Quindi legno e questo così. Allora, come funziona? Anzi, potremmo fare anche addirittura, intanto che ci siamo, visto che lo facciamo partire, potremmo fare un mega query. Quindi fare un super bucazzo. Sì, dai, oggi facciamo questo. Potenziamo ancora di più il query, quindi... Ah, poi ho deciso che costruirò, no scusate, inserirò la mod, la Magical Wand, poi ve la farò vedere, e per evitare di far laggare il server, far laggare la mappa e cazzate varie con i buchi enormi del query, in Creative poi li chiuderò con la Magical Wand e vi farò vedere magari in una puntata come funziona la Magical Wand, perché è veramente figa. Però ripeto, da usare in Creative, non è da usare, cioè potete usare anche normalmente, ma dovete avere i... vabbè, poi vi farò vedere, o forse si può usare anche normalmente, adesso non mi ricordo più, è una cifra che tempo che non la uso. Vabbè, poi comunque vi faccio vedere e vediamo un attimino come funziona. Allora, dicevamo, devo fare i marker, quindi mi serve delle torce di redstone, se non sbaglio. Una sicuramente mi serve, poi sono le 4, perché mi sembra che i marker si facevano così. Esatto, 1, 2, 3 e 4. Perfetto. Vedi che ancora mi ricordo le cose, cazzo. Sembro pirla, però in realtà lo sono. Allora, io direi di farlo all'interno di un chunk, quindi togliamolo da qua, qua poi chiuderò, mettiamo i chunk. Ok, quindi
o all'interno di due chunk. Facciamo 64x64, facciamo un mega querrazzo in quel modo. Il problema è che qui c'è acqua. Che bello non aver paura dei creeper, perché facciamo one shot sul creeper. Allora, vediamo un po' dove lo possiamo fare un mega querrazzo senza acqua che rompe le palle. Qua, 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 qua. Creeper, ciao. Ciao. Ok, allora. Iniziamo da qua, quindi mettiamo un nostro bellissimo marker qua con la nostra bellissima redstone torce e andiamo verso l'infinito e oltre, quindi verso qui c'è un chunk. Allora lo posso fare, sì, così dai. Allora partiamo da lì, un chunk, due chunk, arriviamo qua. Ok, e possiamo andare giù. Merda! Marò, che danno che stavo per fare! Quindi così, giusto, sì. Ok, possiamo uscire. Non avevo mica visto che c'era una grotta lì, vabbè, ma non ce ne frega niente. E poi andiamo a due chunk anche dall'altra parte, quindi uno e due. Guardalo qua che bello che è. Tac e tac. In realtà ce ne servivano solo due di mar, tre di marker, però vabbè, fa niente, dettagli. Ora, creeper morto. Se io adesso vado qua e clicco col destro, bam, ok, perfetto, ora vado a dormire. Ok, adesso, una volta fatta codesta cosa, si prende il nostro bellissimo quarry, lo si piazza qua così, e lui bam, dovrebbe aver fatto, esatto, vedete che ha fatto. Andiamo a recuperarci i marker perché sennò li perdiamo. Qui adesso passiamo da sotto così evitiamo morti inutili. Oh, ma lì c'è un paio di pantaloni. Bene. Oh, ma ci sono anche le api. Bene. Vedete il query quanto è grosso? Vedete? Perfetto, ora, appena gli attacco la corrente, dovrebbe partire. Però prima di fare questa cosa, facciamo lo smistamento. Quindi prendiamo, gli mettiamo il wooden qua sopra, poi gli mettiamo il diamond sopra e gli mettiamo un void transport pipe a destra e la chest a sinistra o anche sopra, come preferiamo. Io la metto a sinistra così. Allora di qua, poi tasto destro sul blu e vedete che ci compare questo filtro. Questo filtro serve appunto per smistare le cose, quindi se io adesso prendo e metto della cobblestone qua e gli metto della terra qua, significa che sul blu verrà portata tutta la cobblestone e tutta la terra che esce dal quarry e finirà pipe. Il void significa che li distrugge. Tutto il resto invece finirà nel rosso. Ok? Quindi, cavo della corrente. Quindi, bam e bam, e lui parte. Ora, prima di iniziare a costruire tutto, vedete, andrà a distruggere tutto quello che gli rompe le balle. Vedete che sta distruggendo tutta la montagna. Corrente gli arriva a sufficienza, perfetto. Vediamo un po' come funziona. Più che altro se funziona. Mi piaceva più come era una volta. Una volta nella 1.6.4 partiva un laser per distruggere tutto. Così, boh, non mi piace. Ma poco importa, nel senso. Ah, nel mentre che lui fa lì, distruggo qua.
E gli facciamo una bella protezione intorno, lì visto il quantitativo di creeper che circolano. Ste piante di merda. Ok, vedete come ha distrutto tutto. Merda, c'è dell'acqua che rompe le balle, quindi andiamo a chiudere. Perché poi si blocca e è un casino. Quella che riusciamo a chiudere all'inizio è meglio, perché tanto poi dopo ne troverà altra in mezzo, quindi per il momento evitiamo. Oh, via via che è partito, via che è partito. Fa il buco sotto il culo. È partito il quarry. Adesso vedete, vedrete. Guardate la cobblestone, guardate dove va. Va tutta nel void, quindi non va nulla nella chest se non quello che ci serve. Quindi se io arrivo qua adesso e clicco, vedete quello che... ah, ci sono anche le piante, che figo. Solo quello che ci serve verrà mandato qua. Appena mi dà la limestone e le... no, vabbè, ma quelle le teniamo, dai, poi dopo vedremo. Vedete? Questo è lo smistamento per il quarry, così evitiamo di avere cobblestone e terra che non ci serve a niente, ci occupa solo un sacco di spazio per il momento, perché poi è arrivato al come si chiama? Al con l'Applied possiamo tranquillamente tenerla, cioè non ci interessa, anzi poi dopo dovrò fare nelle prossime puntate un generatore di cobblestone infinita per quanto riguarda poi la ex Neo e la ex Astris, poi vi farò vedere. Quindi vabbè, comunque sia, per il momento questo è il risultato. Ok. Io concluderei qua la puntata. Mega query, mega figo, super mega figo. Le pecorelle andiamo a ammazzare? Sì, dai, ammazziamole. Pecorelle, vieni qua, vieni qua, vieni qua, morta. Vieni qua, vieni qua. Ok. Bene, 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 bene. Devo uscire, fatemi uscire! Ok. Va bene, ragazzuoli, io direi che allora in questa puntata breve ma intensa è tutto. Quindi direi grazie a tutti. Ciao!